Rieccomi qua dopo poche ore dallo scorso episodio perché io sono una testa di rapa. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso video ho mostrato come si prendono schiaffi in un gioco Pokémon dai boss. E in realtà Greninja non è difficile, bisogna solo impegnarsi un po'. E io non mi sono impegnato per niente. In realtà bastava portarsi un Pokémon diverso con uno strumento addosso. Non so se è un errore di programmazione, ma Draddigon con Cartavetro e Bitorzolelmo fa un danno a Greninja che non sta né in cielo né in terra. E ho fatto le prove prima di registrare il video e funziona divinamente. E ora che il registro va male sicuramente. Ci ho messo un minuto a fare la lotta. Un minuto esatto. Inoltre ho evasato il loro attacco, difesa e difesa speciale, perché mancavano molti punti ancora da assegnare, mentre Draddigon l'ho catturato dal livello 60 e l'ho evasato con i Pokémon che si trovano sul percorso innevato vicino Tauro Nordia. E lì si livella l'attacco che è una bellezza, anche se ho conferito loro le fasce Vigor Fascia, Vigor Banda, Vigor Cerchio, insomma, per allenarli anche nelle altre statistiche più velocemente. Aiutato anche dal fatto che posso vedere quanti EV investo in una statistica, quello è molto conveniente. I Pokémon che userò saranno Kung Fur con Banda scelta si compra al centro commerciale di Sagittopoli, ti permette di aumentare l'attacco fisico del 50% a discapito di poter utilizzare solo la prima mossa che si sceglie quando si entra in una lotta. Il secondo Pokémon sarà Draddigon, come ho detto poc'anzi, e avrà Bitorzolelmo come strumento e Cartavetro come abilità. Cartavetro permette di far ricevere danno al Pokémon attaccante quando usa una mossa che crea contatto. Mentre l'ultimo, che non dovrebbe neanche scendere in campo secondo le mie prove, è Electabuzz. E anche lui ha Bitorzolelmo. Non dovrebbe servire, ma chissà. Prima era giorno, adesso è notte, il che insomma fa capire il passaggio del tempo. Dialga, dio del tempo? Pff, Andrelink, dio del tempo. Magari potessi controllare il tempo. Ne farei un uso pessimo, però. Oh, Tatino, eccoci qua! Roccia, roccia fuoco, non so come mi è uscito fuori, ma. Va bene, pensavo fosse roccia, oh, che ne so, usa un attacco roccia. È roccia, punto! Il fuoco non gli fa male? No, non può essere un tipo fuoco, non è rosso! Dov'è il rosso? Ah, c'è il rosso. C'è il sole. Bellissimo l'effetto di notte del sole. Allora, zuffa! Mi ha fatto un po' troppo male. La prova non è andata così prima. Le prove. Non la prova, le prove. Non sono mai andate così. L'ho detto che come registravo facevo danno. E tentenna, guarda! Non ci posso. No, non si può! Guarda Cartavetro quanto gli ha fatto! È un danno che non sta né in cielo né in terra! Contro i Pokémon selvatici che lo stavo allenando, non faceva quel danno Cartavetro, faceva un danno normale! Secondo me è un errore di programmazione perché non esiste che gli fa così male. Ho tutte le prove che ho fatto, finiva la lotta con Draddigon, qui no. Beh, brutto colpo. Ovviamente è brutto colpo. Guarda. L'ho detto che andava male. Ah, però aspetta. È parità. È parità. Funziona però, funziona. Oh, tre prove ho fatto, tre, mica una, tre. La quarta va male, però forse non va proprio male. Hai attivato il sigillo Furia. Ah, ecco, la fine l'ha fatto. Ah, ho ottenuto il Pokémon Furia. Ah, mi ha ricaricato! Ah, ok. Non dimenticare di controllare il Pokédex. Non credo lo farò. Eccolo qua, Greninja, livello 70. Greninja X, tra l'altro. Fuoco buio, sì, infatti l'avevo detto che sulla wiki avevo letto fuoco buio. Certo, però potevate mettergli un paio di statistiche al 31 come contentino, dai. Cecchino, infatti sì, mi sembrava strano che avesse.
Notte sferza, fuoco bomba. Piro squarcio. Io l'ho chiamato psico squarcio per tutto il tempo. E non è neanche una mossa psico squarcio, era anche fosse psico slancio. Vabbè. Guarda, ma sai che ti dico? No, 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 X, 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 fermo. Tra l'altro mi permette di andare ora con tutti i Pokémon qui. Quindi, solo per la sfida ti fa andare con solo tre Pokémon. Va bene, ad ogni modo per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione come sempre trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi anche per pietà. E noi ci vediamo ovviamente. Alla prossima, bye bye. Senza vedere, wow, sono un pro.